Intanto benvenuti a tutti, mi fa piacere vedere così tante persone che, devo dire, in un argomento così un po' sofisticato, non me l'aspettavo, sembrava anche la locandina stessa, sembrava incutere timore. Comunque, sì, si parla del problema di, da quando esiste la necessità di comunicare, esiste la necessità di impedire a orecchie e occhi indiscreti di intercettare la nostra comunicazione, per cui esiste da secoli, da millenni forse, l'arte della crittografia, cioè del codificare i messaggi. Questa cosa probabilmente non è mai stata così forte come adesso nell'epoca di internet. E dovete sapere che la sicurezza delle trasmissioni oggi, i protocolli che hanno utilizzati sono sicuri per ragioni strettamente pratiche, cioè non c'è nessuno che possa avere la potenza di calcolo per violarli in tempi ragionevoli. Questo dipende poi anche da quello che può essere lo sviluppo tecnologico. Invece vedremo stasera come i fenomeni della meccanica quantistica possono venire di protocolli che siano inviolabili anche in linea di principio, indipendentemente dalla potenza di calcolo che possa avere un potenziale intercettatore. Per parlarci di questo abbiamo il dottor Daniele De Qual, che è un fisico, ha lavorato prima sulla fisica dei neutrini, forse più sulla parte di elettronica, cercata alla ricerca sui neutrini, ci ha già dato prova in passato di riuscire a spiegare cose di questo livello di comunicazione in maniera comprensibile. Adesso che lavora al laboratorio Luxor di ingegneria di Padova proprio su queste cose, su applicazioni della meccanica quantistica, della crittografia, è venuto a parlarci di questo affascinante tema. Grazie di essere venuto, intanto ti lascio la parola. Okay. Allora, prima di cominciare voglio proprio ringraziare Enrico per avermi invitato a parlare di questo argomento di cui mi occupo ormai da 2 anni al Dipartimento di Ingegneria di Informazione, e non solo per avermi invitato ma anche per organizzare tutto questo ciclo di conferenze, che devo dire. E anche per averti inseguito per 2 anni, per fare. Sì, è venuto prima entrare nel pezzo. E quindi, appunto, come l'ha detto, oggi vi parlerò di crittografia quantistica. Già dal nome dell'argomento vi potete rendere conto come la crittografia quantistica sia un tema che accomuna due mondi di fatto molto distanti tra di loro. Da una parte abbiamo la crittografia, che è un problema tipicamente di ingegneria dell'informazione, cioè come si può comunicare in maniera segreta tra due persone senza che nessun utente non autorizzato possa intercettare questo messaggio. Dall'altra parte abbiamo il mondo della meccanica quantistica, della fisica quantistica, quindi parla di, non so, come è fatta la natura nei suoi elementi più piccoli, nei suoi elementi costituenti, come interagiscono tra di loro, come si possono descrivere, quindi un mondo completamente diverso. Effettivamente questi mondi sono stati completamente separati e distanti l'uno dall'altro fino a circa 30 anni fa, quando è stato intuito che si potevano utilizzare le proprietà fondamentali della natura, quindi della meccanica quantistica, in campo di crittografia, quindi in campo di ingegneria dell'informazione. E in questa presentazione cercherò un po' di fare anche il percorso storico che ha portato a questa unione di mondi molto diversi, che sembrerebbe quasi assurdo, però di fatto, insomma, sta dando degli ottimi frutti. Allora, la crittografia, qual è il problema di base della crittografia? Abbiamo tipicamente due persone, Alice e Bob, che vogliono comunicarsi un messaggio, in questo caso ciao Bob, e c'è una terza persona, Eve, che in qualche maniera vuole ascoltare questo messaggio con qualche intento malevolo, cioè non, Alice e Bob vogliono evitare che Eve venga a conoscenza di questo messaggio. La crittografia si occupa proprio di permettere ad Alice di trasmettere questo messaggio a Bob, e come fa? Prende il messaggio che viene chiamato termini crittografici testo in chiaro e lo cifra, cioè lo trasforma in qualcosa di irriconoscibile almeno a prima vista, e quindi che non porta nessuna informazione sul testo in chiaro. Questo testo viene trasmesso, il testo cifrato, come potete vedere, è qualcosa di completamente casuale, che non ha nulla a che vedere con il messaggio originale, per cui anche qualora io dovesse venire in possesso del messaggio fisico non potrebbe farci nulla, perché sarebbe un messaggio completamente privo di significato per lei. Nel momento in cui questo messaggio arriva a Bob, Bob che cosa fa? Lo decifra e quindi recupera il testo in chiaro e il messaggio che Alice doveva mandare. Quindi capiamo subito quali sono i due elementi fondamentali della crittografia.
Da una parte abbiamo il problema della cifratura, ossia di riuscire a rendere il messaggio quanto più riconoscibile possibile rispetto al messaggio iniziale. D'altra parte abbiamo il problema della decifratura, ossia proprio di essere in grado di estrarre il messaggio originale, cioè tutta l'informazione che era contenuta ed era stata spedita dal licenziato. Ok, ma perché ci interessa un minuto la crittografia? Perché ci preoccupiamo di queste cose? In realtà l'utilizzo della crittografia, soprattutto con la rivoluzione digitale, la rivoluzione di internet, ormai è diciamo onnipresente nella nostra vita. Pensiamo tutte le volte che inseriamo una password, ad esempio per andare a leggere i nostri email, o per andare su Facebook, o magari per entrare e accedere al nostro conto in banca, fare un pagamento, quello che è. Noi stiamo mandando i nostri dati che devono rimanere riservati e stiamo trasmettendo tramite un canale che in principio almeno può essere accessibile da persone non autorizzate. Quindi noi dobbiamo cifrare i nostri messaggi. Se ad esempio vogliamo pagare e dare il numero della nostra carta di credito a un qualche negozio online, noi dobbiamo stare attenti che questo numero di carta di credito non ci venga fregato da qualcuno se no per strada. Ma il problema non è soltanto individuale di utenti, diciamo, che utilizziamo tutti i giorni, ma ci sono anche livelli più alti, come ad esempio quello delle proprietà industriali, pensiamo allo spionaggio industriale, tutto i diritti sui brevetti, cioè tutto quello che un'industria può investire in ricerca e sviluppo, ovviamente lo vuole tenere segreto rispetto ai concorrenti. A livelli ancora più alti abbiamo la sicurezza di comunicazioni governative e militari, che da secoli, come dicevo, giustamente Enrico, da millenni, si vuole cercare di proteggere dagli occhi del nemico. Allora, prima di continuare, dico sì, è vero, la crittografia si prefigge proprio di fare questo, cioè di nascondere i nostri dati. Però facciamo attenzione, perché se noi vogliamo comunicare, ad esempio, la nostra password in maniera super sicura, sì, il metodo può essere super sicuro, ma se la password è molto semplice da indovinare, in ogni caso abbiamo creato un buco nella sicurezza. E voglio fare tre esempi. Nel 2013 in Italia la terza password più utilizzata era 123456. La seconda era QWERTY e il numero 1 abbiamo password. La password più utilizzata in Italia l'anno scorso era password, l'anno prossimo. Ma molto utilizzate sono anche password tipo il nome più la data di nascita, tipo non so, cioè Eugenio 77. Oppure non so, altri nomi. Quindi se avete questo tipo di password, quando tornate a casa cambiatele, perché sapete che per quanto la crittografia possa avanzare nella sua scienza, se utilizzate le password di questo tipo sicuramente riescono a bucare il sistema e a ottenere i vostri dati. Allora, come dicevamo, crittografia è una questione molto antica, soprattutto in ambito militare. Una delle prime forme di crittografia nasce in ambito ebraico ed è l'Atbash, è un sistema molto semplice di cifratura. Si prende la prima lettera dell'alfabeto del messaggio in chiaro e la si scambia con l'ultima, la seconda lettera con la penultima, la terza con la terzultima e così via. Così si può sostituire ogni lettera con una lettera diversa e in questo caso vedete il messaggio ciao Bob diventa questa cosa qui, che a prima vista sembra perfettamente riconoscibile, quindi sembra che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. In realtà questo è un sistema molto debole, in particolare ha due problemi. Il primo è, nel momento in cui Eve scopre il buco, è finita, noi non possiamo più comunicare, ma non soltanto ci scoprirà nel momento in cui stiamo parlando, ma in futuro noi dovremo inventarci un sistema completamente diverso per comunicare. Questo è abbastanza scomodo, non vorremmo dover reinventarci tutta la storia della crittografia ogni volta che mandiamo un messaggio nuovo per paura che ci lo intercetti. Il secondo problema, che forse è un po' più sottile, è il fatto che né Alice né Bob sanno in che momento Eve scopre il trucco. Nel senso, loro potrebbero continuare a parlare ignari del fatto che Eve ha già capito il trucco e li sta ascoltando. Questo è un problema molto serio nella crittografia, infatti pensiamo che nella seconda guerra mondiale proprio uno dei vantaggi molto grandi è stato dato alle forze e soprattutto agli inglesi che sono riusciti a decifrare il codice Enigma, che era il codice con cui i tedeschi cifrano i messaggi, e ovviamente gli ha dato dei grossi vantaggi strategici e i tedeschi non sapevano nulla del fatto che il codice fosse stato decifrato. Allora, per migliorare un po' questo sistema, che è molto rudimentale,
e si può introdurre una, quella che viene chiamata chiave crittografica. Questo ad esempio è il ciframe di Cesare, un sistema altrettanto semplice, però aggiunge una cosa. E vedete, per cifrare cosa facciamo? Prendiamo una lettera, ogni lettera dell'alfabeto viene spostata di un certo numero di caselle. Facciamo finta 3, ad esempio. Se noi spostiamo ogni lettera dell'alfabeto di 3 caselle, noi avremo che al posto della A dovremo scrivere la B, al posto della B la E, e così via. Il sistema è molto semplice per utilizzare veramente questo sistema di crittografia, è quello di pensare di avere due sfere mobili, cioè due dischi mobili, uno rispetto all'altro, con due alfabeti, come vediamo qui. Il disco interno si può ruotare, se noi lo ruotiamo di 3 posizioni, ad esempio come in questo esempio, vediamo che ogni lettera è accoppiata con la rispettiva lettera cifrata. Questo ci permette un notevole vantaggio rispetto alla Apache, perché nel momento in cui Eve scopre il trucco, quindi capisce come noi stiamo crittografando i nostri messaggi, noi possiamo cambiare n, cioè cambiare il numero di posizioni, e cifrare in una maniera diversa. Quindi noi non dobbiamo più reinventarci un nuovo sistema, basta che ci si metta d'accordo su qual è il numero. Allora, di nuovo, anche questo diciamo non è un cifrario perfetto, è uno dei primi che era stato pensato giustamente, e ha dei vantaggi però ha anche degli svantaggi. Il primo è quello che è molto semplice, il numero di chiavi è molto limitato. Se Ivo, in questo caso Asterix, volesse interpretare il messaggio, gli basterebbe provare tutte le combinazioni, non sono molte, e nel giro di qualche ora sarebbe in grado di decifrare completamente il messaggio, a prescindere dalla chiave. L'altro problema è che c'è bisogno di scambiarsi una chiave. Cioè, Alice e Bob, prima di iniziare a comunicare, ogni volta che vogliono comunicare, devono mettersi d'accordo su qual è la chiave che useranno in quella situazione. Ad esempio, sono 3. Se Cesare dovrà dire ai suoi coetenenti, bene, in questa campagna di Gaia utilizzeremo il numero 3 per cifrare. E questo deve essere ripetuto ogni volta che si ha il dubbio, il sospetto che Eve sia venuta in possesso della chiave crittografica. Per migliorare ulteriormente questo sistema, nel 1553 viene l'idea, presa da Bellasio poi ripresa da Visionaire, di utilizzare una password, una parola chiave. Così che veniva chiamata al tempo il verme. Vediamo un po' come funziona. Adesso noi abbiamo sempre il nostro messaggio in chiaro, ciao Bob, e questa parola chiave, questo verme, che viene ripetuta per tante volte quanto è necessario. In questo caso, vedete, la ripetiamo due volte, verme, verme, ma se il messaggio da cifrare fosse più lungo, la ripeteremo ancora. Come funziona questo sistema? Vedete, per noi per cifrare la prima lettera, andremo a portare il cifrario di Cesare in maniera tale che la A corrisponda con la lettera Q, quindi faremo uno spostamento di 22 caselle. In questo caso la C si trasformerà in una X. Per cifrare la E, noi invece sposteremo il cifrario di Cesare sulla E, cioè facendo corrispondere la A con la E, quindi lo sposteremo di 5 caselle e faremo corrispondere la E con la E. Qual è il vantaggio di questo sistema? Vedete che due lettere consecutive vengono cifrate con dei sistemi diversi. Questo aumenta di molto la difficoltà che Ivo deve compiere, insomma lo sforzo che Ivo deve compiere per decifrare questo messaggio. Una cosa che voglio far notare è, guardate un attimo come viene cifrato la parola Bob. WSS, che cosa possiamo notare in questa cosa? Non c'è la lettera ripetuta. Che? Che non ci sono, non c'è la prima e l'ultima lettera ripetuta. Sì, esattamente, non c'è un rapporto più univoco tra le lettere. Ad esempio la B la prima volta viene tradotta in una W, la seconda volta che compare una B nel nostro messaggio, questa viene tradotta con una cifra diversa, quindi cifrata con una lettera diversa, un carattere diverso. Questo aumenta di molto la difficoltà e notiamo anche come la O e la B, invece che sono due lettere diverse, vengono cifrate e invece cifrate con la stessa. Quindi per Ivo diventa veramente complicato attaccare questo sistema, tanto che questo sistema venne ritenuto valido per due secoli come il sistema perfetto che non poteva essere decifrato.
E purtroppo anche questo è stato bucato. Sostanzialmente qual è il problema di questo sistema? Se noi abbiamo una chiave molto piccola e un testo in chiaro molto lungo, noi andremo a fare tantissime ripetizioni della nostra chiave. Questo in qualche maniera fornisce, può fornire delle informazioni a IV, all'attaccante, e sfruttando queste informazioni è possibile andare a decifrare il messaggio intero. Quindi il problema sostanzialmente nasce dal fatto che il verme è piccolo rispetto al testo in chiaro. Però non puoi dire, bene, utilizziamo un verme molto lungo. In particolare, nel 1917, cifrare il verme, hanno detto anche One Pen Pad, propone questa idea qui. Utilizziamo una parola chiave lunga come il testo, quindi se dobbiamo cifrare 10 lettere, utilizzeremo 10 lettere di chiave, e utilizziamo una parola chiave assolutamente casuale. Questo è quel discorso di prima, è chiaro che se utilizziamo la parola chiave password, di nuovo ritorniamo in un sistema che diventa facilmente decifrabile. Allora, questo sistema, nel 1949, Claude Shannon dimostra matematicamente che è un sistema inviolabile, cioè un sistema che non fornisce nessuna informazione a IVA. IVA, se si trova davanti un sistema come questo, non può in alcun modo attaccare. Quindi abbiamo trovato il sistema di cifratura perfetto. A questo punto è finito, abbiamo trovato il sistema. No, in realtà questo sistema ha due problemi, che sono questi, sostanzialmente. Il primo è che dobbiamo generare una password completamente casuale. Vedremo dopo, non è così banale. Pensate che, non so, la PlayStation 3 è stata craccata sul tempo proprio perché aveva un generatore di numeri casuali fatto male. Ma non solo, in realtà anche l'NSA, l'Agenzia Nazionale della Sicurezza Americana, riesce a decifrare un certo tipo di messaggi proprio perché il generatore di numeri casuali che è inserito dentro i sistemi di cifratura ha una backdoor, come viene chiamato, cioè un po' un escamotage perché permette all'NSA di sapere quali sono i numeri casuali. Quindi non è una cosa veramente così sottile, banale come uno potrebbe pensare, delle numeri a caso, sembra facile farli, in realtà poi in pratica è abbastanza complicato questa faccenda. Il problema più evidente è il fatto che noi dobbiamo avere una password lunga come il testo, quindi se noi dobbiamo, non so, trasferire la Divina Commedia per dire, dobbiamo avere una Divina Commedia di lettere casuali che abbiamo precondiviso con Bob, cioè tra Alice e Bob. Questo diventa un po' impegnativo. Pensiamo ad esempio di voler utilizzare One Pen Pad per parlare con la nostra banca. Cosa dovremmo fare? La mattina ci svegliamo, andiamo in banca, prendiamo la chiave, torniamo a casa, la mettiamo dentro il computer, comunichiamo, facciamo quello che dobbiamo fare e chiudiamo il computer. Il giorno dopo cosa facciamo? Torniamo in banca, prendiamo la chiave, perché non possiamo più utilizzare la stessa in quanto la chiave deve essere completamente casuale. Quindi è questo il problema, noi non possiamo utilizzare più volte la stessa password perché sennò ritorneremo in un caso come questo, nel senso in cui ripetiamo sempre la stessa password, quindi un caso che può essere bucata. E la crittografia quantistica di fatto si occupa proprio di questi due problemi, come generare una parola casuale e come generare e come trasferirla in maniera sicura. Quindi non è proprio il termine tecnico corretto, non sarebbe crittografia quantistica, ma distribuzione di chiavi crittografiche quantistiche. Quello che la parte quantum fa è distribuire chiavi crittografiche che poi verranno utilizzate col one time pattern, che sappiamo sicuri essere un algoritmo perfetto. Allora, prima di passare alla parte quantum, vorrei parlare un attimo di che cos'è l'informazione in termini classici, diciamo, che cosa sono, e in particolare prima di parlare di qubit, vi vorrei parlare di che cosa sono i bit. Ormai in un ambiente super digitalizzato, tutti quanti sapete cosa sono i bit. Mamma, che cosa sono i bit? Manda tradimento. Qualcuno mi aiuto. Sì, so che ho parlato molto io, però sono voluto coinvolgervi. E immaginate che sappiate tutti che sono delle sequenze di 0 e 1, sono degli oggetti che il binario computer, ma di fatto la definizione più precisa per che cos'è un bit è il bit è l'unità della misura dell'informazione. Noi come misuriamo una lunghezza in metri, una temperatura in gradi centigradi, dell'informazione la possiamo quantificare in bit. Come sappiamo già, i bit può essere, può assumere solo due valori, o 0 o 1, e
il bit può essere implementato, si dice, ossia ogni sistema fisico che abbia due stati può implementare un bit, ad esempio una lampadina accesa spenta, la tensione alta o bassa nel nostro computer o altri stati a due posizioni sostanzialmente. Qualsiasi cosa può essere usata per utilizzare il bit. Allora, la prima cosa vorrei farvi riflettere un po' di più. Com'è che possiamo trasferire, come possiamo dire che il bit è l'unità di misura di informazione? Beh, facciamo un esempio, ci mettiamo d'accordo, ad esempio, che il bit 0 vuol dire no, o falso, il bit 1 vuol dire sì. Faccio una domanda, ti sta piacendo questo seminario? Assolutamente sì. Quindi il bit 1, per rispondere a una domanda che ha solo come risposta no o sì, basta un bit di informazione. Ma se noi volessimo codificare delle informazioni più complesse, ad esempio, non so, fammi una domanda più complessa. Cosa hai mangiato ieri? Ma forse domanda è mal posta, forse vuoi chiedermi che ore sono. Non è venuto. Allora, si può fare anche con cosa ho mangiato ieri, ma facciamolo con le cifre che viene più semplice. Allora, se noi vogliamo codificare un numero e trasferire tra l'ice bob un numero, possiamo pensare ad esempio di utilizzare questi display digitali microclassici a 7 segmenti, vengono chiamati, infatti ci sono 7 stanghette che possono essere o illuminate o accese, molto semplice, quindi ognuna può essere o 1 o 0. Quindi le 21 0 0 possono essere codificate come 1 1 0 1 1 0 1. Se io voglio mandare un numero molto più lungo, ad esempio 21 0 0, mi posso mandare questa stringa di bit 1 1 0 1 1 0 1 e avanti così. Quindi qualsiasi informazione può essere codificata in una sequenza più o meno lunga di bit. E siamo abbastanza familiari con questa cosa. Pensiamo a tutte le foto che facciamo, video, eccetera, eccetera. Sono tutte ormai nel nostro computer che ragiona solo in termini di bit, quindi di zeri e di uni. Allora, questo è per quanto riguarda la parte classica, diciamo, un breve ripasso di che cos'è bit. Iniziamo adesso la parte più interessante, cioè la parte quantistica. Per farlo vorrei introdurre il concetto, a chi non lo sapesse ancora, di polarizzazione. Polarizzazione della luce, probabilmente già molti di voi lo conosceranno, chi perché l'hanno studiato a scuola, altri perché magari sono dei fotografi, esistono dei filtri polarizzatori di fotografia, oppure chi va in montagna, o anche ancora chi usa certi tipi di schermi tridimensionali, si basano proprio sulla polarizzazione diversa della luce, non c'è una polarizzazione della troppo dell'altra. Per spiegarla si può ricorrere alla teoria classica della luce, che vede la luce come sostanzialmente una coppia di onde che si propagano, un'onda elettrica e un'onda magnetica che oscillano in maniera perpendicolare l'una rispetto all'altra, quindi se il campo elettrico oscilla così, il campo magnetico oscilla così, la luce si muoverà nella terza direzione, quindi noi possiamo fare la regola a mano destra, campo elettrico, campo magnetico, luce. Se la luce si propaga in questa direzione, campo elettrico e campo magnetico saranno più o meno in questa direzione. Ovviamente possono girare, quindi il campo elettrico può essere rivolto in qualsiasi, a qualsiasi angolazione. In questo caso, ad esempio, prendiamo il campo elettrico verticale. Bene, quando noi abbiamo un fascio di luce con un campo elettrico che oscilla solo verticalmente, parliamo di polarizzazione verticale, di luce polarizzata verticalmente. Che cosa ce ne facciamo? Beh, possiamo ad esempio farla passare attraverso un filtro. Questo è un filtro polarizzatore, cioè un filtro che seleziona solamente la luce polarizzata verticalmente. Possiamo immaginarlo come una piccola fenditura, una piccola feritoia, per cui se il campo oscilla esattamente in quella direzione riesce a passare, se il campo oscilla nella direzione opposta ci sbatte contro e si ferma. In questo caso infatti vediamo che il campo elettrico verticale messo di fronte a una fenditura, quindi a un polarizzatore verticale, viene trasmesso. Al contrario, un campo elettrico verticale messo di fronte a una fenditura orizzontale viene completamente estinto. Adesso, visto che ho questi strumenti in mezzo potentissimo, come vi avevo detto, la polarizzazione può servire per la fotografia oppure anche per andare in montagna, le lenti polaroid sono montate per lenti polarizzate. Faremo questo esperimento molto semplice. Se non mi acceco. Allora, questo è una lente
e questa è l'altra. Vedete che a seconda di come io ruoto questa lente, faccio, elimino tutta la luce oppure la faccio passare. Questo perché questa lente che cosa fa? Seleziona soltanto la luce che esce dal proiettore, non è polarizzata, quindi oscilla un po' in tutte le direzioni. Noi con la prima lente selezioniamo solo la luce che oscilla, diciamo, verticalmente. Col secondo filtro che mettiamo davanti e facciamo ruotare, andiamo a fare una seconda selezione. Se il secondo filtro è in asse col primo, la luce che passa attraverso il primo passerà anche attraverso il secondo. Se invece l'asse del secondo è perpendicolare, tutta la luce che passa attraverso il primo verrà bloccata nel secondo. Questo è molto interessante, però insomma si conosceva già da tempo, questa è la descrizione classica della luce. E con la meccanica quantistica che cosa possiamo farci? Meccanica quantistica, intanto un minuto di storia, nel 1905 Albert Einstein, studiando l'effetto fotoelettrico, cioè studiando come dei metalli emettono elettroni quando sono colpiti dalla luce, quando li colpiamo con dei fasci di luce emettono degli elettroni, si accorge che la luce, che a noi sembrerebbe qualcosa di continuo, cioè un fenomeno continuo come un'onda che non ha buchi, che continuamente si propaga, in realtà è fatta, o in alcuni casi si comporta come tutta una serie di particelle, di palline, di quanti di energia. In realtà la meccanica quantistica, e questa è forse la parte difficile, riesce a spiegare ogni particella sia come appunto particella, quindi come pacchetto di qualcosa, in questo caso di luce, sia come onda, però non entrerò in questa cosa perché ci vorrebbe un seminario dedicato. A noi basta sapere che la luce può essere scomposta in particelle singole, quindi singole particelle di luce, che però mantengono l'informazione sulla polarizzazione. Allora, di qui in avanti io utilizzerò questi disegni. Questa cosa qui vorrà dire un singolo fotone che è polarizzato verticalmente. Questa cosa qui, un singolo fotone che è polarizzato orizzontalmente, eccetera, eccetera. In realtà, per non dire il vero, l'idea che la luce fosse fatta di particelle non venne per la prima volta ad Einstein. In realtà è un'idea molto antica, si vedono sono stati studiati dei geroglifici addirittura che mostrano come si pensava a tempo che la luce fosse fatta di particelle. Questa idea rimase in voga fino ai tempi di Newton, il quale ancora credeva che la luce fosse fatta di particelle, e soltanto che esperimenti successivi fatti da Jürgen Fresnel e altri grandi fisici hanno mostrato come la luce genera dei fenomeni di interferenza, si dice, quindi dei fenomeni che si possono spiegare solo considerando la luce come un'onda, come l'avevamo vista prima, sostanzialmente un'onda che oscilla. Sostanzialmente la meccanica quantistica mette d'accordo queste due realtà. Allora, che cosa ce ne facciamo noi con un fotone polarizzato? Il fotone polarizzato, possiamo dire, ce l'abbiamo polarizzato verticalmente, lo facciamo passare attraverso una finitura verticale, quello che cosa farà? Ci passerà, perché lui è allineato così, possiamo pensarlo, trova una finitura che è perfettamente in asse e ci passa attraverso. Se un fotone trova invece una fenditura che è perpendicolare, si blocca. Cosa interessante che succede è quando un fotone trova una fenditura che non è né parallela né perpendicolare, ma è, supponiamo, 45 gradi, come in questo caso. Abbiamo un fotone a 45 gradi che trova una fenditura verticale. Che cosa farà? Abbiamo visto prima che con la luce, che quando mettevamo paralleli passava tutto, quando mettevamo perpendicolari passava niente, quando mettevamo 45 gradi passava metà della luce. Però il fotone, essendo invisibile, non può passare a metà, o passa o non passa. E di fatto è quello che succede. O passa, 50% di probabilità lui passerà, attraverserà questa finitura, quel 50% di probabilità verrà bloccato. Cosa interessante, quando attraverserà questa finitura, lui si trasformerà da diagonale in verticale. Quindi un fotone, quando arriva di fronte a un polarizzatore messo a un certo angolo, lui potrà scegliere se trasformarsi a quell'angolo oppure farsi assorbire. Queste sono le scelte del fotone. Non potrà attraversare questa cosa rimanendo quello che era prima, assolutamente. Questo concetto, che è un po', diciamo, forse difficile da comprendere le prime
prime volte, in realtà è una conseguenza di quello che è il principio di indeterminazione di Husserl, che riformulato ad uso di questa presentazione può suonare in questa maniera: noi a un fotone non gli possiamo chiedere in che direzione sei, in che direzione stai oscillando, tra virgolette, qual è la tua direzione, qual è la tua inclinazione. Gli possiamo soltanto dire: preferisci stare verticale o orizzontale? È tutto quello che possiamo fare. Se lui è verticale, sceglierà di essere verticale, ovviamente per se stesso. Se lui è orizzontale, ci dirà: no, non voglio essere verticale. Se lui è a 45 gradi, sceglierà: 50% delle volte diventerà verticale, 50% delle volte verrà assorbito. A me può sembrare una limitazione della nostra conoscenza questa, cioè sì, però bella la sta meccanica quantistica, però noi non possiamo sapere veramente com'è messo questo fotone, perché noi l'unica cosa che possiamo fare è misurare. Però nel momento in cui misuriamo, noi vediamo che abbiamo sempre o niente o questa cosa qui. Dopo la misura noi non potremo mai avere questo stato qui. Non potremo mai sapere se il fotone era messo così oppure era messo così. Questo ci può sembrare un po' una limitante. In realtà sì, effettivamente, da un certo punto di vista costituisce un limite alla nostra conoscenza, da un altro punto di vista può costituire qualcosa che è molto utile. Di qua pensiamo ad esempio di mandare un fascio a 45 gradi in un oggetto che è questo cosa qui, un beam splitter polarizzante, che cosa fa? Prende i fotoni e quelli verticali li manda dritti, quelli orizzontali li manda tutti a destra, e li prende e li divide, manda quelli verticali dritti e quelli orizzontali a destra. Ovviamente tutti i verticali andranno dritti, tutti gli orizzontali andranno a destra, e quelli a 45 gradi cosa faranno? Quindi, come ho detto, si divideranno: il 50% delle volte andranno dritti e il 50% delle volte andranno a destra. Questa è una cosa molto interessante. Vi ricordate prima che avevo detto il cifrario di Verna era fondamentale trovare dei numeri casuali? Ne abbiamo trovato il sistema. La meccanica quantistica ci permette di darci un sistema per avere dei numeri casuali, perché ad esempio se un determinato fotone decide di uscire V, possiamo dire che era 1. Se decide di uscire H, possiamo dire che era 0. Ne mandiamo tanti e generiamo delle stringhe di numeri perfettamente casuali. La cosa molto interessante che ci garantisce la meccanica quantistica è che non hanno nessuna correlazione l'uno con l'altro. Quindi se un fotone passa e diventa V, quello dopo non ne sa assolutamente nulla di cosa ha fatto quello prima, e lui sceglie a caso, cioè il 50% delle volte di qua, il 50% delle volte di là. Quindi già l'informazione quantistica ci ha dato qualcosa di interessante, un generatore di numeri casuali. Ma c'è di più. Allora, per andare avanti, allora vediamo un po' esattamente che cosa abbiamo visto finora, formalizziamo un po'. Un qubit, che cos'è un bit quantistico? Abbiamo visto prima cos'era un bit classico, poteva essere 0-1. Un bit quantistico è qualcosa di simile, cioè è qualcosa che può essere 0-1 una volta però che abbiamo scelto qual è la base, o cioè qual è l'angolo con cui noi guardiamo. Quindi ad esempio Alice e Bob possono decidere: bene, parliamo soltanto in orizzontale e verticale. Quando ti mando verticale vuol dire 1, quando ti mando orizzontale vuol dire 0. Oppure possono decidere di guardare la visualizzazione a x, quindi quando mandano più 45 gradi vorrà dire che mandano il bit 1, in questo caso, e quando mandano meno 45 gradi vorranno dire che ci vogliono comunicare con il bit 0. Quindi per comunicare con i bit quantistici, quindi con i fotoni polarizzati, non ci basta solo sapere qual è il valore del fotone, dobbiamo anche per forza scegliere qual è la base su cui noi lo vogliamo misurare. Sempre per il discorso di prima, noi non possiamo chiedere al fotone: tu in che direzione sei? Dobbiamo scegliere noi una direzione privilegiata e lui ci dirà se preferisci stare o di qua o di là. Allora, sulla base di questa idea si sviluppa il protocollo di crittografia quantistica BB84, proposto da Charles Benner e Gilbert Sall nel 1984, livello trentennale, e funziona in questa maniera. Sostanzialmente sfrutta questa possibilità, diciamo, questa mancanza di conoscenza, se vogliamo, che ci pone il principio di indeterminazione come una risorsa per fare sicurezza. Vediamo come funziona. Allora, Alice sceglie una stringa di bit casuale, abbiamo visto come si può fare, e decide anche su quale base mandarli. Quindi nel primo caso userà la base AX, nel secondo caso userà la base più, e avanti così. Una volta che è scelto, noi sappiamo, abbiamo visto prima, un bit 0 che utilizza la base X vuol dire un bit a meno 45 gradi, un fotone a meno 45 gradi.
E un B2 non mi messo nella chiave più vuol dire un fotone verticale. E avanti così. E manderà tutta una serie di fotoni. Bob, quando riceve questa cosa, lui non ha idea di quale siano né i bit che ha mandato Alice, perché sennò non sarebbe una comunicazione, e non sa neanche la base che ha utilizzato Alice. Quindi Bob utilizza una base a caso. Quindi utilizza questa sequenza e ottiene questa serie di valori. Loro hanno utilizzato delle basi casuali, quindi non per forza hanno utilizzato la stessa base per comunicare, quindi ci saranno delle situazioni in cui non hanno utilizzato la stessa base, quindi il risultato che ha ottenuto Bob era completamente diverso da quello che aveva mandato Alice. Infatti il secondo passaggio di questo protocollo è Alice e Bob si parlano al telefono e si dicono: guarda, io ho utilizzato questa sequenza di base X più più X X eccetera eccetera, e Bob gli risponde: no, io invece ho usato questa e questa e questa, e selezionano solo le situazioni in cui entrambi hanno utilizzato la stessa base. In questo caso vedete hanno utilizzato entrambi più, entrambi per, entrambi più, entrambi X, entrambi più, entrambi X. In questo caso il bit che ha mandato Alice deve essere uguale a quello che ha mandato ricevuto Bob. Scusa, perché pensiamoci un attimo: Alice utilizza HV, dice è orizzontale e verticale, dice ti mando orizzontale, Bob misura in orizzontale e verticale, il fotone che vede la fenditura orizzontale ci passa attraverso e esce orizzontale, quindi da un bit più, un bit 1. E avanti così. Negli altri casi in cui invece hanno utilizzato le basi diverse, non è detto che cosa succede. Ad esempio qui Alice manda 0 e Bob riceve 1. Quindi c'è un problema, qui non c'è dell'informazione che è stata scambiata. Ok, dopo questo passaggio che si chiama riconciliazione, Alice e Bob estraggono la chiave 1 1 0 0 1 0. Ok, sembra un sistema un po' complicato per scambiarsi una chiave. Dobbiamo scegliere la base, dobbiamo scegliere il bit, poi dobbiamo scegliere un'altra base, metà dei bit li buttiamo via perché non abbiamo scelto la stessa base. Perché facciamo tutto questo? Ovviamente perché c'è Ivo che ci ascolta. Allora, Ivo ci ascolta e vuole in qualche maniera capire come è fatto questo bit, che è questo qubit che Alice sta mandando a Bob. Allora, che cosa deve fare? Anche lei, come tutti, siccome sottostà alle leggi della fisica, deve scegliere una base di misura o orizzontale, verticale o incrociata. Se sceglie la base orizzontale e verticale non c'è nessun problema, il fotone arriva orizzontale e arriva verticale, trova una finitura verticale e ci passa attraverso, ed è quello che succede. Ma che cosa succede quando Eve sceglie la base sbagliata, cioè quella inclinata? Beh, in questo caso il fotone si trova una base inclinata e deve scegliere se, di nuovo come prima, se andare a più 45 o a meno 45 gradi. Poi sceglierà a caso con un 50% di probabilità. Questo qubit così modificato da Eve arriva a Hogwarts, che lo misura a sua volta. In questo caso di nuovo non abbiamo nessun problema, perché il fotone che era verticale trova la fenditura verticale e ci passa attraverso. Ok, nessun problema. Ma in questo caso qui che cosa succede? Noi abbiamo un fotone diagonale, o così, che si trova una fenditura o verticale o orizzontale. Fotone che arriva non sa assolutamente, cioè sceglie a caso di nuovo come prima, non sa assolutamente nulla di che cosa era prima. Qui una volta che è stato misurato così si trasforma definitivamente, non sa nulla che prima era verticale, quindi col 50% di probabilità diventerà verticale e col 50% di probabilità diventerà orizzontale. E qui che c'è il problema? Perché vedete, Eve nel misurare il fotone introduce un errore che può essere visto da Bob. Bob non si aspetta di trovare questo fotone verticale visto che Alice gli era, e questo fotone orizzontale visto che Eve gli era mandato verticale. Ed è proprio così che Alice e Bob riescono a capire che c'era qualcuno in mezzo che li ascoltava, perché vedono degli errori di comunicazione. Quindi quello che mandava Alice, in questo caso verticale, non è quello che è arrivato a Bob, in questo caso orizzontale. Può dire in una maniera un po' più raffinata che ogni misura quantistica perturba il sistema, nel senso che noi quando andiamo a misurare un sistema per forza di cose lo alteriamo, lo modifichiamo, ed è proprio questo il caso. Io solo per il fatto di aver misurato questo fotone nella base sbagliata l'ha alterato, gli ha fatto scegliere se essere diagonale o diagonale, però lui prima era orizzontale. Quindi in questo sistema si possono scambiare delle chiavi, quindi Alice e Bob abbiamo visto prima come hanno ottenuto una chiave comune, possono vedere se c'è stata Eve,
e soprattutto sulla misura delle percentuali di volte in cui loro vedono un errore possono capire qual è la massima informazione che io può aver ottenuto. Perché in questo caso vedete noi abbiamo il 25% di probabilità di errore, perché abbiamo il 50% di probabilità che io scelga la base sbagliata, più il 50% di probabilità che a Bob capiti il fotone sbagliato. Quindi il 25% di probabilità di errore vuol dire che Igor sta attaccando in questo sistema qui. Ovviamente Igor può fare delle cose un po' più astute, può ad esempio decidere di attaccare un bit su 2, quindi il rate di errore sarà minore, ovviamente anche l'informazione che tiene Igor sarà minore. Alla fine della fiera, Alice e Bob riescono a misurare tramite l'errore che misurano qual è la presenza di IV, qual è l'informazione di IV, e la possono scartare dalla chiave totale che avevano condiviso. Questa è una cosa molto interessante ed è assolutamente differente dai cifrari che abbiamo visto prima. Ricordate all'inizio che avevo detto, beh, ma se Alice e Bob non sanno che IV ha scoperto il trucco, cioè non sanno che stava ascoltando. Invece con la crittografia quantistica si può esattamente sapere non solo se IV stava ascoltando, ma quanto del nostro messaggio è ascoltato ed eliminarlo. Quindi possiamo creare delle chiavi che intrinsecamente sono sicure, cioè noi siamo sicuri che IV non abbia nessuna informazione riguardo a quella chiave. Perché se noi supponiamo di aver scambiato 100 bit di chiave e ci accorgiamo tramite i calcoli delle probabilità che bit che IV ne ha potuti ascoltare 25, bene, utilizziamo 75 bit di chiave soltanto rigenerati, ci sono delle tecniche di ingegneria dell'informazione, per dai 100 bit totali togliere i 25 che sono conosciuti da IV. Allora, il sistema sembra molto interessante in teoria, in pratica, pensato all'84, nell'89 viene realizzato per la prima volta. Questo è il setup sperimentale, abbiamo qui la sorgente, abbiamo il sistema per modificare la polarizzazione, questo è il canale quantistico, quindi questa è la distanza tra Alice e Bob. Qui c'è Alice e qui c'è Bob, 30 cm, poco più di una spanna. Questa è la prima comunicazione quantistica che è stata realizzata. 30 cm e penso in diverse ore sono riusciti a fare 175 bit sicuri, diciamo non proprio un grandissimo rate, ecco. Non utilissimo, però di sicuro è la prima dimostrazione. Molto bello leggersi questo paper, perché prima si vede che effettivamente loro scambiano all'inizio 440 bit, poi devono correggere gli errori, diventano 400, e poi devono correggere tutta la porzione che potrebbe essere trapelata a IV per via di questo mismatch di errori, e scendono a 175. Oggi, diciamo, siamo un po' più evoluti, esistono dei moduli commerciali, ad esempio questo qui viene venduto in Svizzera da Edicontic, riesce a fare comunicazioni a 100 km di fibra ottica a 1 kbit per secondo, quindi 1000 bit per secondo. Ok, non è tantissimo, non riusciamo neanche a cifrare una 64k, però diciamo è già molto di più di quello che era 30 anni fa. E per andare oltre, cioè se noi volessimo ad esempio superare questi 100 km, non vogliamo parlare con New York, Tokyo, Pechino in maniera sicura. Allora, per farlo ci sono due strade principalmente. La prima è quella di andare in spazio aperto, cioè si prendono dei fasci laser molto attenuati in maniera che per ogni impulso ci sia solo un fotone e si li manda da una parte all'altra, in questo caso dalla Palma a Tenerife, due isole delle Canarie. Vediamo qui il sistema, questo è il trasmettitore, quindi una serie di lenti che ingrandiscono fino al fascio, e questo è il ricevitore, un'intera cupola di un intero osservatorio astronomico. Questo record di distanza è stato intorno nel 2007, quindi 1440 km, è stato ripetuto da numerosi gruppi, tra l'altro anche il gruppo dell'EI di Padova ha fatto degli esperimenti a Tenerife e ha ottenuto della chiave crittografica in questa situazione. Molto bene, 144 km, diciamo, è un po' scomodo da portarsi dietro, si deve portare dietro un intero osservatorio. Sarebbe meglio, ad esempio, utilizzare la fibra ottica. Fibra ottica è stato proprio di quest'anno il record, 3.007 km in fibra ottica, 3 bit al secondo, molto bassa la rate. Il problema della fibra ottica è che tutte le fibre in qualche maniera attenuano il segnale di una certa quantità, quelle più, quelle meno, però hanno tutte un limite di attenuazione minimo. E il problema è che noi non possiamo amplificare il segnale, perché come abbiamo detto stiamo lavorando a singolo fotone, quindi un solo fotone per volta possiamo trasmettere. Che possiamo trasmettere 10, se no IV di quei 10 se ne prenderebbe un 2-3 per misurarli, tutti gli altri ne andrebbe avanti e non avremmo più sicurezza.
E quindi sostanzialmente la fibra ottica ha un po' di questi problemi della distanza, si pensa che non si riuscirà a superare qualche centinaia di chilometri. Per superarla è possibile, insomma è stato pensato, l'idea di utilizzare dei satelliti. Satelliti che scambiano singoli fotoni tra Terra e satellite, tra satellite e satellite, tra satellite e Terra. Quindi si scambiano dei singoli fotoni tra Terra e satellite. Questo è molto interessante perché la luce sostanzialmente non viene praticamente attenuata quando viene trasferita in atmosfera, viene attenuata solo nei primi 8 km di spazio, dove c'è l'atmosfera che per via di turbolenza di altre particelle va a fare fenomeni di assorbimento, di deviazione del fascio, di altri problemi. Una volta superati i primi 8 km, la luce è libera di attraversare tutto lo spazio, tant'è che noi vediamo tranquillamente stelle lontanissime. Migliaia di anni di luce senza nessun problema, perché è la luce nello spazio va tranquilla come è diffuso. E quindi noi possiamo utilizzare questi satelliti per fare KD a grande distanza. Quello che è stato fatto proprio a Matera, questo qui è l'immagine dell'osservatorio di laser ranging di Matera, e questa cupolona che spara un raggio verde ai satelliti che sono in transito sopra la nostra testa. Questi satelliti sono equipaggiati con degli specchi che riflettono il vitro segnale, si limitano a quello. Allora, qual è stata l'idea? Dire, va bene, noi prendiamo il nostro fascio e gli cambiamo la polarizzazione, ma facciamo i quattro stati che avevamo visto prima, che orizzontale, verticale, più o meno 45 gradi, quindi il basso per diventare 32, ma non ha molta importanza. Questo fascio intenso, man mano che sale verso il satellite, si attenua. Nel momento in cui verrà riflesso dal satellite, è stato stimato che aveva un singolo fotone, si può stimare qual è la sua intensità, e si può far sì che abbia un singolo fotone per impulso. Quindi dal satellite viene riflesso verso l'osservatorio di Matera un singolo fotone per impulso con una polarizzazione. Quello che abbiamo fatto proprio quest'anno è stato di misurare la polarizzazione di questi fotoni, così abbiamo ottenuto una distanza di circa 1000 km, dai 1000 ai 1400 km, assolutamente il record più grande che sia mai stato fatto, e abbiamo ottenuto un buon contrasto tra le basi. Questo vuol dire sostanzialmente il nostro sistema non introduceva molto errore, quindi si potrebbe effettivamente fare la chiave crittografica con questo sistema. Questa è stata la prima dimostrazione sperimentale che la crittografia satellitare è fattibile a livello mondiale, è stata fatta appunto a Matera quest'anno. Penso che entro breve ce ne saranno molte altre come queste, perché ci sono sia giapponesi, cinesi, canadesi, hanno dei programmi spaziali della crittografia quantistica molto aggressivi, hanno già mandato in orbita dei satelliti dedicati a questo, quindi tra un po' avremo un bel po' di nuove notizie. Però per ora l'unica dimostrazione che effettivamente si può fare di crittografia quantistica e satellitare è questa. Allora, so che ho parlato un sacco, spero di non avervi annoiati, ma volevo un attimo riprendere quelli che sono stati i concetti fondamentali che abbiamo visto in questa presentazione. Prima cosa è che la crittografia quantistica si prefigge di poter di utilizzare le proprietà fondamentali della natura come il principio di indeterminazione di Heisenberg per generare delle comunicazioni sicure. Abbiamo visto come scambiamo una chiave molto lunga, una volta che ci siamo scambiati questa chiave casuale, la usiamo per codificare con una pipette. Non solo, questa tecnologia di fatto è già pronta all'uso e commercialmente c'è qualche banca che lo so in Svizzera che la utilizza per cifrare i propri dati da uno stabilimento all'altro sotto l'albero di Ginevra, e stiamo muovendo i primi passi verso una rete globale che dovrà quasi sicuramente passare per i satelliti, quindi è possibile che nei prossimi decenni noi ci ritroveremo ad utilizzare invece che il generatore di codici di Jekyll della banca, potremmo utilizzare magari un sistema di crittografia quantistica, quindi essere sicuri che il nostro sistema non verrà decifrato da nessuno. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio questa vignetta di XKCD che insomma rivendica un po' il ruolo di Eve all'interno di questa comunicazione, e grazie per l'attenzione. Prendi un attimo di documento in pad, forse è un passaggio un po' cruciale, cioè magari anche a beneficio di quelli che sono appena arrivati. Ricordare che quello che si vuole fare è generare la chiave, una chiave casuale con cui cifrare un messaggio.
perché di per sé forse è anche abbastanza intuitivo, perlomeno lo è dopo l'introduzione che abbiamo visto sulle cifrature, in quanto sostituzione di ogni lettera, di ogni simbolo, di ogni bit, magari nel caso informatico del testo in chiaro, con uno diverso utilizzando una certa chiave che ti dice come cambiarlo. E, dicevo, magari forse è abbastanza intuitivo capire che se la chiave è una sequenza casuale di istruzioni che cambiano simbolo per simbolo ed è lunga quanto il messaggio, questo vuol dire che il messaggio cifrato diventa una stringa completamente casuale, cioè vuol dire addirittura che Eve, l'intercettatore, può anche intercettare tutto il messaggio, però quando il messaggio non è la chiave, averlo o doverlo tirare a indovinare, quindi averlo o non averlo, essenzialmente è indifferente. Sì, la cosa interessante è che appunto Eve deve provare tutte le chiavi possibili, se vuole fare un attacco, diciamo, si chiama brute force, cioè forza bruta, si mette e prova tutte le chiavi che esistono. Il problema è che in questo sistema, se lei prova tutte le chiavi che esistono, tirerà fuori tutte le stringhe che si possono comporre con quel numero di caratteri. Quindi tutti i possibili messaggi. Completamente, cioè sicuramente troverà il messaggio ciao Bob, ma troverà anche il messaggio viva la pizza margherita, per dire, o qualsiasi altra cosa, in realtà quella troppo lungo. Sì. Troverà qualsiasi messaggio di 7 caratteri. Quindi è questo il motivo per cui è fondamentale tenere una chiave lunga quanto il messaggio. Perché se noi proviamo tutte le chiavi possibili, otteniamo tutti i messaggi possibili con quel numero di caratteri. E quindi non abbiamo nessun problema. Che è come tirare a indovinare il messaggio. Esattamente, che è come tirare a indovinare, perché li troviamo esattamente tutti. E, quindi il problema si sposta nella generazione e nella condivisione, sì, di questa chiave tra i due utenti registri. Nelle applicazioni commerciali, diciamo meglio, quello che si vede come, sì, svolto dell'applicazione di questa tecnica, ci si basa sempre sull'idea di produrre una chiave lunga quanto il messaggio? No, allora... Come succede nei sistemi tradizionali, di produrre una chiave di una lunghezza sufficientemente... Esatto, sì. Allora, questo è quello che viene detto teoretico di sicurezza, cioè una sicurezza teorica. Anche in linea di principio nessuno riuscirà mai a violare questo codice. Non è detto che noi abbiamo bisogno, anzi oggi non abbiamo bisogno di una sicurezza così alta, perché ci sono degli altri sistemi che magari in futuro potranno essere decifrati, che però oggi non sono decifrati. Oggi, se torniamo a casa, noi non utilizziamo One Time Pad per scambiare i dati con la banca, eppure i nostri codici sono sicuri, sono al sicuro. E, di fatto, quello che utilizziamo oggi sono due protocolli. Il primo è un protocollo RSA, che al momento è, diciamo, quello, se vogliamo, uno dei più sicuri che si possono pensare. E, è basato sostanzialmente sul fatto che è difficile scomporre un numero grande nei suoi numeri primi. Cioè, se noi prendiamo due numeri primi a caso e li moltiplichiamo, basta, prendiamolo, chiudiamo e quello sarà chiuso. La chiave servirà solo per aprirlo. Questa è un po' l'idea della crittografia simmetrica e simmetrica. Finora abbiamo visto sistemi così. Alice, per codificare un messaggio, ha bisogno di una chiave. Bob, per decodificare, ha bisogno della stessa identica chiave. Una cosa un po' più furba è utilizzare un sistema asimmetrico, ossia chiunque può chiudere un messaggio, ma solo Alice, che ha la chiave, lo può aprire. E così che funziona oggi. Oggi, quando noi vogliamo parlare con un server, non so, della banca, quello che è, il server ci dà questo lucchetto, lo manda a tutti, chi se ne frega se arriva anche a Eve, non ha importanza. L'importante è che ci arrivi a noi. Noi con questo lucchetto chiudiamo la nostra chiave, cioè chiudiamo la nostra informazione e gliela mandiamo. L'importante è che Eve non abbia la chiave per riaprirla. Quindi Eve può chiudere il suo messaggio, può codificare il suo messaggio, ma noi non ce ne facciamo nulla nel messaggio di Eve. L'importante è che Eve non riesca ad aprire. Come viene fatta questa cosa, giusto per essere un po' più specifici? Con la sostanzialmente utilizzando delle funzioni matematiche che sono facili in un senso e difficili nell'altro. Ad esempio, scomporre un numero nei suoi fattori primi. Cioè, è l'idea di moltiplicare due numeri, che è molto facile, e invece dividerli, scomporre numeri primi, che è piuttosto difficile. Ad esempio, 83 per 31 è abbastanza facile, se fa 273, che è 250,
2500 istruttori, scusate, un po' stanco. E questa cosa possiamo farla francamente, o con un pezzo di carta ci mettiamo veramente poco. Se invece noi volessimo fare il contrario, cioè da 2573 capire che questo numero è 83 per 31, beh, ci vorrebbe un po' di tempo a farla, ma magari per un calcolatore non ci vorrebbe molto, ma se noi diamo in pasto questa cosa qui a un calcolatore, bene, è un record di qualche anno fa, 80 CPU che hanno lavorato in parallelo per 24 ore al giorno ci hanno messo 119 giorni. Quindi per dire quanto sia difficile separare un numero ben grande nei suoi numeri primi. E questa è un po' l'idea, che noi possiamo mandare pubblicamente questa stringa qui di numeri, possiamo dirla a tutti, possiamo dirla anche a IVA, tanto, e questa serve per cifrare il messaggio, quindi per chiudere il lucchetto. Però per poterlo capire servono i due numeri primi. Bene, noi mandiamo a tutti questa stringa lunghissima, tanto saremo sicuri che IVA ci metterà 119 giorni per aprirla, quindi un tempo sufficientemente lungo. Noi nel frattempo abbiamo fatto le nostre transazioni bancarie, abbiamo chiuso l'operazione, basta, abbiamo guardato la nostra posta, ho fatto quello che volevamo. Quindi sostanzialmente oggi la nostra sicurezza si basa sul fatto che il tempo di calcolo che è necessario per fare certe operazioni è irragionevole, però non è una sicurezza di principio, è una sicurezza che si basa solo sulla potenza di computer che ci sono oggi. Domani c'erano computer più potenti, questa cosa da 119 giorni la faranno magari qualche secondo, e noi dovremo aumentare ulteriormente questo numero, cioè farlo renderlo più grande. E non solo, in realtà ci sono altri due piccoli problemi, non so se li accenno giusto così prima di concludere. Il fatto che noi adesso non conosciamo nessun sistema per dividere un numero nei suoi numeri primi, cioè ce ne sono, ma sono molto, richiedono molto tempo. Non è detto che un giorno possa venire fuori un matematico particolarmente furbo che ti dice: ma guarda, per scomporre un numero grande di numeri primi basta usare questa formuletta. Nel momento in cui abbiamo la formuletta, diciamo, questa cosa, altro che 119 giorni, non ci mette un secondo, e tutta la nostra sicurezza che si basa di fondo su questa cosa qui andrebbe a crollare. Un'altra cosa invece sono i computer quantistici di cui non ho parlato, intendo parlare ulteriormente, però si sa già che quando saranno costruiti riusciranno a decifrare questo sistema di questo genere di problemi. Quindi si sa già che il giorno in cui qualcuno riuscirà a costruire un computer quantistico abbastanza grande, questo computer sarà in grado di risolvere queste operazioni in tempi abbastanza brevi. Quindi sì, per ora siamo sicuri, però non è proprio una scala molto lunga dei tempi della nostra sicurezza. Sta di fatto che oggi, diciamo, la crittografia è l'anello più forte, se vogliamo, della catena della sicurezza. Se vediamo anche attacchi che ci sono stati precedentemente, ad esempio Heartbleed, uno che ha colpito molti server pochi anni fa, tra cui Libero, Yahoo, molti altri, non si basava solo affatto sulla crittografia, e molti attacchi si basano sul fatto che utilizziamo tipicamente delle password molto facilmente riconoscibili, come esempio password, come questa. 1, 2, 3, 4. Però sì, il problema è che siccome sostanzialmente oggi tutto si basa su questo, nel momento in cui queste fondamenta inizieranno a cedere, dovremo un attimo ripensare tutta la sicurezza nel suo insieme. Quindi è importante iniziare a pensare a che cosa fare quel giorno. Ecco. Prima parlavi che veniva comunque, cioè si riescono effettivamente a fare trasmissioni soltanto di pochi kilobyte. Sì, sì, sì. Ma non è, cioè non sono sufficienti per costruire chiavi sufficienti, cioè. Allora, dipende da quale trasmissione vuoi mandare, nel senso, le banche che utilizzano questo sistema commerciale sono due filiali della stessa banca che vogliono tenere backupati i dati dei clienti, e lì ci sono mega gigabyte di traffico che vanno su e giù, quindi di fatto anche loro non utilizzano ancora wiretap, cioè generano la chiave in maniera puramente casuale, però poi usano un algoritmo che è un po' più sparagnino, se vogliamo, con la chiave, usa un po' di meno per codificare messaggi più lunghi. Quindi non è perfettamente sicuro, però sicuramente è un passo più avanti rispetto a quello che utilizziamo comunemente. Dipende appunto qual è il traffico, nel senso che in prospettiva in Giappone si sta già utilizzando un sistema di
monitoraggio della salute di un paziente online, quindi un paziente ha tutte le proprie carte online. Questi sono dati sensibili che uno tipicamente non vuole che vengano rivelati e quindi devono essere cifrati. Se tu inizi a pensare che questa cosa prenderà piede tra qualche decennio, noi avremo un traffico di dati enormi che sono molto sensibili, quindi che vogliamo tutti che siano assolutamente nascosti. Quindi quel kilobyte al secondo inizia a essere decisamente scarso. Sì, beh, basta pensare anche che cosa vuol dire, insomma, trasmettere una foto per dire. Sì, no. No, però in prospettiva la sicurezza appunto diventerà una qualcosa di cui abbiamo sempre più bisogno. Già adesso il fabbisogno di sicurezza è abbastanza elevato ogni volta che accediamo alla nostra posta o quant'altro, noi stiamo richiedendo trasmissioni sicure. Un po' per principio, magari nessuno interessa di cosa da scrivere su Facebook, però diciamo in linea di principio può essere una cosa che professionista non vuole che si sappia, no? Su che cosa sta, che si sappia su che cosa sta lavorando, chissà che cos'altro. Sì, è importante. Sì. Le due sfide che ha oggi la crittografia quantistica sono aumentare la distanza, passando per il satellite, e aumentare la banda di trasmissione, cioè il numero di dati al secondo. Queste sono un po' le due richieste che vengono fatte oggi nel mondo della crittografia quantistica. Ma questi sistemi che trasmettono quanti erano? Un kilobit per secondo? Cioè comunque bisogna avere un sistema di polarizzazione sia in ricezione che in emissione che sia rapidissimo. Come si ottiene? Sì, allora in quel caso mi pare che vadano a 10 MHz, se non sbaglio. 10 MHz. Di base, da 10 MHz tirano fuori 10 kHz, quindi comunque hai 10.000 volte, cioè, 10.000 fotoni ogni uno che ne vedi. Non è velocissimo, ci sono sistemi che vanno a gigahertz per dire, ma anche nelle comunicazioni classiche, se tu pensi a uno switch in fibra gigabit Ethernet, quello di Comunica a un gigabit, va bello veloce, su usino di quello, però invece che mandare della luce normale, più intensa, ti mando un singolo fotone, quello ti computerà il singolo fotone. Ma i sistemi di fibra ottica classiche invece il singolo fotone manderanno? Mandano soltanto presenza di luce o senza di luce, okay. Se c'è luce oppure no. Però anche con questi tu puoi, cioè se tu prendi quattro sorgenti in una con una polarizzazione, le metti insieme tutto con il canalizzo verso un'unica fibra e poi ognuno la accendi e la spegni quando vuoi. Quindi puoi così costruire un sistema molto veloce anche a gigahertz. Poi ci sono tutta una serie di problemi nelle fibre ottiche. Tipicamente non mantengono la polarizzazione, quindi quello che succede è che fa una polarizzazione, fa tutti i giri prima della fibra, quello che arriva a bordo è completamente diverso. Quindi infatti quello che si utilizza in questo caso è rimandare indietro la polarizzazione di com'è per la fibra in maniera che facendo lo stesso percorso si corregga. E si utilizza in questo caso non la polarizzazione ma la fase. Cioè, noi abbiamo visto che il campo la luce si può vedere come un'onda sostanzialmente. Quest'onda può essere sfasata rispetto, cioè noi possiamo dividere un fascio di luce in due parti e sfasare una rispetto all'altra. Questa è la fase. Questo si può fare anche, sembra assurdo, ma si può fare anche con i singoli fotoni. Cioè, un singolo fotone in qualche maniera lo dividi in due, sposti la fase di una metà rispetto all'altra e poi li metti insieme. E questo è quello che viene utilizzato in fibra. Oh, finalmente mi vedo per te. Sì. Non avevo soddisfazione. Comunque, cioè, quando faccio la misura dei fotoni che arrivano, posso, cioè, non esistendo la misura perfetta, posso stabilire se cioè, un fotone è solo diverso, è un mio errore di misura o è stata effettivamente una... No, in teoria per essere sicuro al 100%, tu tutti gli errori che fai li attribuisci a IVA. Se tu vedi che è il problema, ad esempio, i rivelatori che cliccano quando non dovrebbero. C'è questo problema, ma non si chiama dark count, ogni tanto un rivelatore salta così, l'indirizzo, fa un click e quindi dice qui c'è stato un fotone, anche se non c'è stato, quello è un errore. Anche quegli errori lì si conteggiano come errori che sono stati indotti dalla presenza di IVA, in maniera da essere sicuri che tu prendi in considerazione tutto, dall'inizio alla fine. Tutto quello che genera errore è qualcosa che dà informazione IVA.
e quell'informazione va tolta riducendo la chiave di fatto. Quindi quello che si fa è questo, si stima l'errore totale, se non so, abbiamo il 10% di errore, vorrà dire che è di tutta la chiave invece ne possiamo ottenere un 1%, perché in realtà è molto di più, diciamo. Le trasmissioni satellitari di fotoni singoli, sì, cioè, sono effettivamente sicure, nel senso non è che basta, non dico una nuvola, ma so, un vulcano che è venuta. No, ma basta assolutamente una nuvola. Sì, 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 noi per prendere quei dati siamo un bel po'. Allora, sì, nel senso ha assolutamente i suoi limiti. I limiti atmosferici sono i principali, ma basta anche un po' di nebbia in realtà. Basta un po' di nebbia, un fotone solo è facile che questo si disperda. Non lo rivedi più, ma soprattutto non è tanto l'attenuazione quanto più il fatto che è una distanza molto lunga, quindi quando tu mandi un fascio e questo magari trova qualcosa con cui sbattere, esattamente si apre e esce una cosa larghissima che andrà a colpire il satellite. Questo è sicuramente un problema, dovrà essere considerato. Il fatto positivo è che appunto queste cose succedono solo nei primi 8 km dell'atmosfera. Mentre se tu fai un link lungo, come quello tra Tenerife e La Palma, c'è il 144 km di atmosfera che con le sue fluttuazioni ti fanno deviare il fascio e ti fanno andare le vite. Quindi questo è il vantaggio di andare sui satelliti. Anche perché, allora, in realtà un'alternativa su Terra ci sarebbe, che sono i cosiddetti ripetitori quantistici, che sono dei nodi che si mettono a metà strada, come adesso abbiamo le cabine dell'Hubble, per dire. La cabina dell'Hubble è quantistica, che fa sì che il mio fotone attraverso quella cabina vada avanti, però bisognerebbe parlare, non so, per comunicare da qui a Tokyo, dalla Terra, però sarebbe una macchina, se non le pezze. Quindi sicuramente la strada è ancora più. E quelli non hanno perdito di segnale. E sostanzialmente che cosa si può fare? Si fanno delle ispezioni molto piccole di fibra che hanno piccole perdite e tu puoi comunicare da un punto all'altro. Una volta che hai generato una chiave tra questo e questo punto, generi una chiave tra questo e questo e poi metti d'accordo le due chiavi, cioè dice al primo guarda che la chiave del secondo tratto è diversa dalla tua perché i bit 3, 4, 5 sono diversi. Però se non stai più comunicando direttamente la cosa funziona. Allora c'è il problema, nel senso che la cabina dell'Hubble deve essere cosiddetta affidata. E se vuoi un sistema che sia assolutamente sicuro, che tu non ti fidi dell'Hubble o della pelle per loro, devi utilizzare una cosa che però un po' magari da spiegare, che sono i cosiddetti fotoni entangled, che sono dei fotoni che vanno a coppie. Noi nei fotoni entangled tipicamente non sappiamo come sono girati, però sappiamo che se ne vediamo uno verticale anche l'altro sicuramente sarà verticale, se ne vediamo uno a 45 anche l'altro sarà a 45 e così via. Queste coppie di fotoni legati tra di loro possono essere utilizzate sia per fare una comunicazione diretta, quindi io sto a metà andando uno a Enrico, uno di là e papà e faccio una comunicazione, oppure possono essere utilizzate per quello che viene chiamato il trasporto quantistico, prendo un fotone e lo teletrasporti da un'altra parte. Già tenuto tra l'altro sulle impalle. Ah, è vero, tempo fa Phil ne aveva parlato. Ah, ecco, allora potete andare a rivedere il video di Filippo Miatta. Sì, comunque poi chiaramente questo qui è proprio il fondamento, perché protocolli ce ne sono diversi altri, oltre al B84, con i quali appunto sfruttano l'entanglement. Gli attacchi che può fare l'intercettatore sono di varia natura, ogni protocollo magari ha un attacco ottimale con cui ottenere il massimo informazione, quindi tu devi capire qual è e qual è la massima informazione che può ottenere. C'è un'altra cosa che in realtà c'è un problema a monte, che è che Alice e Bob devono essere sicuri. Cioè io devo essere sicuro che sto trasmettendo a te, perché se io potesse spacciarsi per te e far credere a me che sei tu e a te che sei lei, cioè a te che sono io,
potrebbe... In particolare, questa slide vedete, Alice e Bobo comunicano via telefono un'informazione. Questa è un'informazione classica, non è cifrata. Se qui in mezzo si mettesse Iva, che ascolta il messaggio di Alice, fa quello che deve fare, e ne manda un diverso a Bob, allora qui non c'è un problema. Quindi il canale che fa comunicare Alice e Bob in maniera pubblica, diciamo, non il canale quantistico, ma quello classico via telefono in questo caso, deve essere un canale, come si dice, autenticato, no? Cioè Alice deve sapere che sta parlando esattamente con Bob e Bob deve sapere che sta parlando esattamente con Alice, che non c'è nessun mezzo. Eve può ascoltare i messaggi ma non li può modificare. Questa è una delle richieste base della crittografia quantistica, di Omis, che è una delle crittografie quantistica. In realtà questo è vero, è una richiesta importante, ma non è così stringente, nel senso che ci sono dei protocolli già esistenti classici che sulla base di una chiave predefinita permettono ai due, padre Alice e Bob, di autenticarsi in maniera sicura. Quindi diciamo, c'è un modo per far sì che loro possano essere sicuri che quando stanno parlando al telefono stanno parlando esattamente tra di loro e senza nessuna interferenza. Però effettivamente sì, quindi di fatto deve avere una piccola chiave iniziale, come seme, per poi tramite tutto il resto dell'apparato parli un po' di chiave e poi inizi a comunicare tanto, poi un po' di tramite da parte. Ma qui sei sicuro di comunicare con una persona giusta, non di non essere ascoltato? Sì, esatto. È importante, nel canale classico noi possiamo essere ascoltati, perché tanto diciamo soltanto delle informazioni classiche, cioè Alice dice ho scelto una base piuttosto che l'altra, e nel canale quantistico che Ivo non può ascoltare, cioè o meglio che se ascolta introduce degli errori. Sì. È il canale quantistico che è quello più delicato, perché se Ivo lo ascolta si fa scoprire. D'altra parte se non ascolta quello non ottiene informazioni soltanto dal canale classico, quindi per forza per attaccare, devi attaccare quello. Per sapere che avevi bisogno sia di aver intercettato i fotoni, fatto le misure, misurato lo stato, per quanto possibile, sia di sapere qual era la base giusta in cui li dovevi misurare. La base te la comunichi chiamano il canale pubblico, non perché ci uniamo in piazza, ma perché puoi supporre che sia intercettato. Però appunto tu puoi verificare poi nella tua chiave se c'è stata un'interferenza con il canale quantistico. Ma parlando della limitazione della velocità di comunicazione prima di sistemi isolati di kilobit per secondo, il problema deriva dalla banda passando per il canale o la velocità della sorgente di emissione, cioè è il canale che limita questa velocità a un kilobit per secondo o è la sorgente che è lenta a emanare lettere e informazioni? Entrambe le cose, in realtà sono tre problemi. Primo, la sorgente ha una certa frequenza, quindi mi pare di ricordare 10 MHz. Chiaro che se tu moltiplichi per 10, moltiplichi anche la chiave che tu riesci a generare per 10, quindi tu puoi pensare di andare su con la chiave. Il problema, secondo me, come dici tu, l'attenuazione, cioè con un canale che in maniera attenua, e quello sì, puoi cercare delle fibre migliori, ma grosso modo non è che si possa fare così tanto. La terza cosa è anche il return rate, cioè gli errori che tu introduci, quelli sono fondamentali, perché siccome tu sei costretto ad assumere tutti gli errori che tu vedi siano stati introdotti da IVA, tu devi togliere un sacco di bit perché hai introdotto degli errori. Quella è una cosa molto delicata negli esperimenti, nel senso che può cambiare veramente di migliaia, di un fattore mille, la chiave che tu riesci a fare a seconda dell'errore che tu... Sì, escludendo anche un ipotetico rumore che può essere intromesso male perché la fibra un po' danneggiata. Esatto, cioè tutte queste cose qui tu puoi presupporre di conoscerle, però di fatto le devi attribuire a Ivo, perché in qualche maniera tu potresti pensare che Ivo è talmente furba che ti fa pensare che sia il problema della fibra, invece è l'estra scuola, l'altro, non capito. Sì, spesso questi problemi diventano molto più di principio che poi di utilizzo qua. Sì, effettivamente sono dei protocolli
in cui si suppone che Alice in qualche maniera abbia il controllo sui liberatori, che ne misura i fotoni, che riesca in qualche maniera a manipolarli, allora tu devi trovare un modo per cui anche se lì può manipolarsi i liberatori, potresti fare la chiave sicura. Si può fare, però diciamo è molto di principio, ecco. È una questione, cioè, è abbastanza difficile poi, cioè, poi alla fine per un'implementazione reale è importante trovare un limite e dire sì, questo lo accetto come un potenziale attacco di IVA, questo invece no. Perché dopo, ad esempio, ci sono degli attacchi che prevedono che tu utilizzi un computer quantistico. Tu in principio dovresti difenderne anche da quelli, però secondo il computer quantistico non c'è, Poi, ma quindi il linea di massimo per distinguere i due tipi, la classica crittografia prevede che in forza appunto posso, per quanto tempo ci posso mettere, però anche avessi infinito tempo io comunque prima o poi riuscirò. Esatto. Quantistica, nella crittografia quantistica è praticamente impossibile. Allora, quasi. Una piccola distinzione. La crittografia che non viene bucata è quella del one time pad, che è classica. L'unica cosa che devi scambiare è una chiave enorme. Sì. Quindi tu hai il one time pad che non può essere craccato neanche con Bluetooth forse, e altri sistemi tipo RSA o altri IES che possono essere craccati. Quindi questi però sono entrambi classici. Quello che ti dà di più la crittografia quantistica è non solo vabbè, che ti permette di generare chiavi a distanza che non possono essere ascoltate, ma che ti dice quant'è l'informazione che arriva all'IVA. Mentre con la crittografia classica tu non saprai mai se l'IVA ha o non ha un computer sufficientemente potente da ascoltare il tuo messaggio. Con la crittografia quantistica tu sei sicuro che una volta che ti sei mandato il messaggio lei non sa assolutamente niente. E questo è veramente la differenza. Hai informazioni in più? Hai più? Sì, cioè, tu riesci a confinare qual è l'informazione massima che ti può avere sul tuo sistema. Cosa che classicamente non puoi fare. Classicamente tu puoi sperare che io non abbia un computer sufficientemente potente, però se lei si mette su un computino a lavorare per anni e anni su un computer solo, per e non lo saprei neanche. Cosa per fare? Io ti installato un cavallo di Troia in computer. Sì, in effetti poi appunto come dicevi, quando si valuta la sicurezza di questi protocolli vai proprio a presumere che IVA abbia disponibilità di calcolo infinita della tecnologia più inverosimile che si possa immaginare. Il massimo è dire, appunto teoretica di sicuro vuol dire che, diciamo, è unconditional di security, vuol dire che IVA è limitata soltanto dalle leggi della fisica, ossia il principio di indeterminazione. Quello è l'unico limite che si accetta per IVA. Gli altri limiti di avere soldi appalate, computer appalate, tutto. Lei può anche, diciamo, mettersi ad ascoltare un fotone all'inizio del canale e poi riprodurtelo alla fine, perché lei potrebbe, diciamo, potrebbe in qualche maniera evitare l'attenuazione della fibra. Quindi nel principio tu puoi dire, beh, lei si è creata una fibra perfetta che non mette l'attenuazione. Quindi ci sono veramente molti, sì, quello molti che attacchi che non può pensare. Quello che si diceva prima, quindi, che tu dici ho un certo errore perché ho un certo rumore, puoi ipotizzare che lei abbia una fibra più figa, quei metamateriali, non so, che appunto senza attenuazione, e l'errore in realtà che ti arriva è quello di lei che è andata a leggere i tuoi fotoni, e tu pensi che sia la tua fibra, invece poi sì, appunto sono un po' magari diventa un po' fantascientifico. A volte sembra un po' cervellotica, però di fatto è quello anche un po' come sfida scientifica per dimostrare che qualsiasi cosa io possa fare non riuscirà mai a decifrare il messaggio o comunque a avere informazioni sulla